Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene ragazzi, oggi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, 7 dall'Arena, il Pisa strappa la vittoria per 3-0 su una Sampdoria. La Sampdoria che alla fine, diciamo così, non ha detto niente, assolutamente niente, è stata fermata da un grande Pisa. Perché il Pisa oggi ha dato una lezione di calcio alla Sampdoria, quindi anche a Sottil, che poi sono legati insieme da un'amicizia profonda, lui e Inzaghi. Bene, detto questo, il Pisa ha preso in mano subito le redini, Pisa è stato aggressivo, Pisa che alla fine ha impensierito la Sampdoria fin da subito. La Sampdoria da parte sua nei primi minuti di partita ha contenuto, perché poi non ha tirato, anzi un tiro l'ha fatto nel primo tempo, al 42esimo mi pare, se non erro, un tiro. Questo ha fatto la Sampdoria nel primo tempo. E comunque noi troviamo la rete del vantaggio grazie a Lind. Pasticciano un po' in area di rigore i difensori della Sampdoria e Lind approfitta, è lì e segna. E segna la prima rete. Bene, si scende negli spogliatoi, nella ripresa il Pisa ha accelerato, ha affondato sull'acceleratore ancora di più del primo tempo. E dopo diciamo così un passaggio, prima Tramoni passa a Lind va avanti, un assist perfetto per Tramoni, e Tramoni di prima in sacca e siamo sul 2-0. Io direi che a questo punto la partita è praticamente svolta a nostro pieno vantaggio e favore, anche se poi si sono susseguiti dei Sottil, ha provato a mettere rete, è uscito coda per infortunio, ma Tutino, Lagumina, Vulkic, Kasami e via discorrendo, non hanno detto niente, non hanno pensierito minimamente Semper, che ha disposto bene insieme al nostro capitano Caracciolo la difesa, che io direi oggi è stata impenetrabile. Qualche tiro, forse uno, due, è stato chiamato Semper, ma diciamo cose da, insomma, voglio dire, non impegnato ai massimi livelli. Bravo comunque sempre, bravo alla difesa. E poi noi la partita la chiudiamo con Angori. Arriva la terza rete, Touré in area, stoppa la palla, passa Angori libero centrale, tiro, rete. E quindi la Sampdoria ne prende 3. Bene, Sampdoriani ne prendono 3. Bene, andiamo a vedere, diamo due numeri ai ragazzi, sempre 6,5, quindi un pomeriggio decisamente tranquillo per lui, contrariamente a quanto si poteva ipotizzare visto i pezzi da 90 detto prima, no? Quindi ripeto ancora, Tutino, Coda, Lagumina, ma non hanno pensierito per niente. Canestrelli 6,5, bravo Canestrelli, viene ammonito, ma vabbè, ci stava, però bravissimo. Dall'88esimo viene sostituito da Calabresi, chiaramente senza voto perché Calabresi ha giocato una spicciolata di minuti. Caracciolo, nostro capitano, 7,5, no, panchina, insomma, lui la panchina non ce la faccio più, e te che ha detto no, rimani lì, e vabbè, bravissimo il nostro capitano, è stato una roccia oggi, ha fermato il, non lo so, l'impossibile. Russ, 6,5, bravo perché gettato nella mischia a sorpresa, io direi è stato veramente veramente bravo. Touré 7 senza ombra di dubbio, al di là fascia destra è stato veramente una cosa devastante oggi, poi passa la palla, fa l'assist per Angori, quindi che meglio di così oggi Touré non poteva sicuramente fare. Veramente veramente bravo. Marin
Marin io gli avrei dato 7, però gli do 6 e mezzo, perché se è fatta ammonire, io direi stupidamente, insomma, alla fine non si fa. Ecco, bisogna cercare di stare calmi in certe occasioni, stare calmi, calmi. Ha rimediato un'ammonizione che alla fine, porca miseria, ci costringerà a giocare contro la Carrarese senza Mari. Vabbè, è così. E vabbè, però alla fine bravo, bravo, è un ragazzo che è cresciuto veramente tanto, veramente, veramente tanto. Cioè, ha fatto oggi veramente delle bellissime, una bellissima prestazione. Piccinini 6 e mezzo, perché bravo anche questo ragazzo, veramente, veramente bravo. Angori io gli do, non gli do 7, gli do 6 e mezzo. 6 e mezzo perché bravissimo, bravissimo alla rete, però deve ancora, secondo me, mi deve ancora convincere, ecco, per un 7 pieno. Però bravissimo, bravissimo, una bellissima partita. Moreau 6 e mezzo. Oggi Moreau prende palla al centrocampo, si invola e alla fine sbaglia. Mamma mia, veramente si è mangiato una rete fatta. E vabbè. Poi Abilgard, mi sono dimenticato, al 72esimo, senza voto, perché insomma ha giocato veramente poco. Mlakar 75esimo, senza voto anche lui, che è stato il sostituto di Moreau. Tramoni 7 a Tramoni, perché lo scambio tra lui e Lind è valsa la rete il 2-0. Quindi per me Tramoni 7, Lind 7, perché non solo ha fatto la rete, ma poi dà una bellissima palla al suo compagno. Non si è fatto un golosire, l'ha passata e Tramoni è insaccato. Io direi 7 a entrambi. Poi dal 65esimo è entrato Bonfanti, un 6 a Bonfanti. Veniamo a Inzaghi. Inzaghi 8, perché bravo, ha inciso quello che doveva essere la partita. Cinismo, organizzazione, spirito battagliero e una fase difensiva eccellente. Io direi che Inzaghi 8 non glielo leva nessuno. Veramente bravo, c'è del suo in questa partita. I ragazzi sono scesi in campo testa sulle spalle, piedi a terra. E così si vincono le partite. Così si vincono le partite. Se ricordo male, l'anno scorso in questi tempi, quindi quando dicevo io che la testa che non funziona, era la testa che non funzionava. Comunque, bravo, veniamo a noi, bravissimo Inzaghi. C'è dello zampino, c'è del suo in questa partita, in questa vittoria, questa grande vittoria, dove il Pisa si mantiene in testa alla classifica, seguita a ruota dal Sassuolo, va bene, ci interessa poco per adesso, perché Pisa è meritatamente in testa alla classifica, ripeto, meritatamente capolista. Speriamo di mantenere questo livello di gioco, e con questo livello di gioco, con questi giocatori e con questo allenatore, si arriva lontano. Bisogna scendere in campo, ripeto, testa sulle spalle, piedi a terra, concentrati su quello che dobbiamo fare. Quindi bene così, io mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, e se vi va iscrivetevi e condividete il video. E poi un'ultima cosa, oggi non si è fatto il terzo tempo perché Matteo è impegnato, quindi, ma sicuramente faremo qualcosa. Adesso c'è lo stop, ok? Quindi riprenderemo tra 2 settimane contro la Carrarese fuori casa, quindi giocheremo a Carrara. E quindi niente, comunque io credo che in settimana faremo qualcosa con Matteo, appena Matteo si libera. Bene, io vi saluto e vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!